Lasciamo la Valle Fiorita per andare verso un altro borgo, Pizzone. Come tutti i borghi della zona, anche Pizzone è nato a seguito, paradossalmente, di un evento funesto, ovvero della distruzione dell'abbazia di San Vincenzo al Volturno, che intorno all'anno 1000 aveva importanza quasi pari alle grandi metropoli europee, distruzione che si è verificata a seguito della invasione dei Saraceni. E allora si pose il problema di ripopolare e soprattutto di ricostruire abbazia e coltivare le terre che erano state distrutte dai Saraceni. Ed allora i coloni provenienti da varie zone d'Italia arrivarono numerosi, direi numerosissimi, qui in zona. A Pizzone arrivarono particolarmente dei coloni provenienti dalla Marsica, dalla cosiddetta Terra dei Marsi. Antonio Liberatore, sono un veterinario, ci troviamo nel comune di Pizzone ed io in questo momento rappresento l'associazione Salviamo l'Orso che gestisce il museo appunto dell'orso in questo comune. Il museo dell'orso vuole essere un entry level per chi intende approcciarsi alla cultura dell'orso. È rivolto principalmente alle scuole, ma anche a tutti coloro che vogliono avvicinarsi alla cultura finalizzata alla conservazione e alla conoscenza dell'orso bruno marsicano. All'interno del museo sono presenti una serie di foto, ovviamente, che ritraggono l'orso nelle sue condizioni di naturalità, ma è anche tutta una serie di pannelli informativi sul come poter approcciare nell'eventuale incontro con l'orso, sia in ambito urbano, perché gli orsi frequentano anche gli ambiti urbani, ma soprattutto se dovesse succedere di incontrare un orso nell'ambiente naturale. Questa foto l'ho scattata qualche anno fa. Si tratta di un esemplare di orso bruno marsicano, appunto di un subadulto di sesso maschile, che ho avuto modo di filmare e di fotografare per circa 30 minuti. Mi chiamo Alfonso Notardonato, sono nato e vivo a Pizzone e ho 70 anni. Allora, la zona più bella su Pizzone è, oltre che girare magari nel borgo per scoprire le peculiarità del borgo,
e salire verso il pianoro delle Forme, più noto forse come Valle Fiorita, specialmente in questo periodo dove l'esplosione dei colori autunnali tra faggi, aceri, è qualcosa di veramente incredibile. A Pizzone si entrava superando tre porte d'ingresso. Una era questa, cosiddetta Porta dei Santi. Poi c'era a nord la cosiddetta Porta Borea. Perché Borea? Perché caratterizzato da un vento spesso veramente impetuoso. Ora vi porterò in uno dei vicoli più stretti d'Italia. Andiamo. Continuiamo la nostra camminata nel borgo. Sono Iannetta Davide, guardia parco del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Ci troviamo a Pizzone, uno dei cinque paesi del versante molisano, appunto, che fa parte del parco. A pochi chilometri da Pizzone abbiamo il pianoro Le Forme, diciamo una località turistica dove si apre questa vallata con una grandissima bellezza naturalistica, e non solo, c'è la possibilità di vedere animali appunto che fanno parte del parco, come i cervi, che in questo periodo, diciamo, siamo alla fine del periodo degli amori, però è ancora possibile sentire gli ultimi bramiti e avvistare appunto i cervi che si fanno i combattimenti e vanno in competizione. E non meno abbiamo la possibilità di avvistare l'orso bruno marsicano, appunto simbolo del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Parlando di tradizioni, riguarda la Settimana Santa, i riti della Settimana Santa, l'alba del venerdì in realtà. Le massaie, le donne, andavano a casa e preparavano un dolce che si prepara ancora adesso solo ed esclusivamente a Pizzone, in nessun paese qui vicino. Ed è una pastiera particolarissima, realizzata con il riso e cacao amaro, in ricordo delle amarezze subite da Gesù nell'orto degli ulivi. Qui di Pizzone siamo stati sfollati, però non tutti insieme da una parte. E un po' di Pizzone stavano vicino Roma, Fiuggi, da quelle parti lì, un altro po' in Sicilia. E noi, addirittura io con la mia famiglia, a Ferrara, a Modena. E quando siamo ritornati non abbiamo trovato niente qui a Pizzone. Una grande festa si è fatto, anche se non c'era niente. Io c'avevo. Tenevo 11 anni, insomma questa cosa me lo ricordo.